Ecco qui il mio ultimo acquisto, un iPod Touch, che ho subito provveduto a sbloccare, in modo che ho potuto utilizzare i vari software e i vari temi. Andiamo a vedere, ad esempio, qui abbiamo il famoso installer, tutte le varie applicazioni. Chiudiamo, andiamo un attimino ad attivare il wifi per poterlo utilizzare. Il wifi. Ok, si era già collegato in automatico. Abbiamo le sue varie funzioni. Abbiamo la schermata principale. Questo è un piccolo tema. Abbiamo varie applicazioni. Vediamo un attimino qualche video che abbiamo scaricato. Purtroppo non abbiamo l'audio perché l'audio funziona solo tramite gli auricolari in dotazione. Comunque potete vedere, è molto nitido. Andiamo a vedere magari qualche foto. Un attimo, sta aprendo la galleria, ne ho parecchie dentro. Vediamo qualche foto a caso. Possiamo farle scorrere. Un attimo. Ok. Foto di gruppo. Possiamo andare a zoomare come vogliamo. Facciamo passare. Ok, siamo arrivati all'ultima. Il bello di averlo sbloccato è che c'è la possibilità di scaricare parecchie applicazioni gratuite e la possibilità di cambiare i temi. I temi li possiamo cambiare tramite, eccolo qua, Winterbird. Adesso tra un po' appariranno vari temi. Abbiamo anche il tema Diamond, veramente brutto. Oppure abbiamo un tema molto carino, iWood. Andiamo a selezionarlo. Allora, deselezioniamo prima questo e poi selezioniamo questo tema. In questo momento non me lo fa selezionare. Ok, a posto. Clicchiamo, aspettiamo un attimo. Adesso riorganizzerà il tema. Ok, tema molto carino. Fatto tipo uno scaffale in legno, le icone sono tornate colorate. Niente da dire, come interfaccia molto, molto veloce, molto bella, con gli auricolari la musica è veramente alta. Questo è l'iPod G1, questo è di prima generazione. In giro c'è il G2 che ha in più il Bluetooth e i tasti del volume laterale. In uscita tra un mese dovrebbe esserci il G3, che dovrebbe essere praticamente un iPhone fatto e finito, però senza la parte musicale. Quando volete riorganizzare la disposizione delle icone, cliccate su una, le icone iniziano a tremare e le spostate dove volete. Una volta finito, cliccate ed il gioco è fatto. Un saluto da Loris, www.cellularmagazine.it.